tracce di Faneb in alta montagna. Perché oggi, tanto per rimanere in tema, dopo un genetriaco abbastanza corposo, festeggiamo un genetriaco di un virgulto, di un fanciullo, non verginello perché sono cavoli suoi, di un virgulto, no, fanciullino proprio, il compleanno di Riccarduccio, lo zio. Aspetta, allora chiaramente... È chiaramente Pane, perché è una persona generosa, amabile, affabile, è buono e affettuosa. Ha portato il prosecco, perché chiaramente è di Riccardo. Mi ha portato a me Bellius, ha portato a Riccardo, non a me Bellius. E quindi adesso Riccardo si appresta a stappa, perché Pane già sete. Vai. Gin. E quindi dopo facciamo, dopo che ho stomaco pieno, facciamo le presentazioni. Cioè, allora siamo sempre quelli di prima, siamo. Però adesso siamo un pochino più rifocillati, siamo un pochino più alle grotte, siamo, perché abbiamo dovuto comunque festeggiare in, voglio dire, in maniera più piena, più completa il genetriaco di. Ah, ci siamo? E allora stavo dicendo, perché finì la batteria, che abbiamo, diciamo, abbiamo festeggiato in maniera più piena e completa il genetliaco, ovvero l'anniversario, ovvero il compleanno di ta-tan, Riccarduccio Cordino Parduccio. Grazie a Paneb. No, che c'entra Paneb? Grazie a tutti quanti sono stati qui, che mi hanno fatto compagnia. Sì. Perché oggi... Non si sa per quale motivo, ha fatto 23 anni e ancora si accompagna con vecchi tardone. Chi saremmo noi? Vabbè, allora, comunque oggi ho fatto veramente un bellissimo giro, perché ogni tanto, anche se siamo in estate, ci vuole un giro rilassante. Perché oggi ho fatto un giro rilassante in mezzo ai monti delle Chiarame, i nostri monti, quelli più vicino sul Mona, Chiarano, insomma queste parti qua, Bosco Paradiso, veramente abbiamo visto branchi di cinghiali, cucciolo di cinghiali, tutto cinghialone proprio, va bene. E vabbè, poi siamo scesi per Chiarano, tanta gente, perché stanno alla casa loro, insomma, vabbè. E vabbè, passo alle presentazioni. Riccarduccio già l'ho presentato, adesso presento la prima tardona, sono io, Anna Chiara. L'altra tardona, anche se non lo sa, è Maria, eccola. Dopodiché l'altro tardone, però bronzo di Riace, Francesco, sempre. E poi il quasi tardone, perché ancora non ci arriva il 50, sta dietro la macchinetta, Fane! No, ancora no. Ancora no. Vabbè, ci manca un anno, un anno. Ciao a tutti!